Mister, hai tentato anche di cambiare le carte in tavola, mischiando atleti, eri praticamente riuscito col terzo set, poi dopo c'è qualcosa che non è andato. Abbiamo visto molti errori in alcuni frangenti sull'uno e sull'altro fronte, al servizio, molte pallette cadute giù, cosa non è andato oggi a Loreto? Ma cosa non è andato? È andato che loro sono stati più bravi, hanno fatto della difesa una loro arma di forza, soprattutto nei primi due set. E noi invece abbiamo faticato nelle poche difese che siamo riusciti a tenere a contrattaccarle appunto, quindi abbiamo avuto una bassissima efficienza nel contrattacco pur avendo una discreta efficienza nell'attacco dopo ricezione. Loro sono stati molto più continui, a parte il terzo set dove comunque siamo riusciti a vincere cambiando un po', mischiando un po' per quelle che sono le possibilità nostre in questo momento, visto che abbiamo dei giocatori da gestire, degli infortuni, e fatichiamo un pochino ad allenarci e quindi ad avere poi continuità nel gioco. Abbiamo giocato un po' a sprazzi, per tutta la partita comunque abbiamo giocato molto punto a punto, solo che loro sono stati bravi nei finali dei set che hanno vinto ad accelerare, a metterci qualcosa in più, che sia stato con la battuta o con la difesa poi contrattaccata appunto. Noi siamo stati meno bravi in questo e facciamo i complimenti comunque a Molfetta, che sta giocando una buona pallavolo, fatta di molta difesa con due attaccanti molto interessanti. Vabbè, Ushakov sicuramente era conosciuto perché ha vinto già il campionato l'anno scorso, ma Nabam è sicuramente un giocatore molto interessante perché tra ricezione e attacco e anche in battuta è un giocatore che vale. Fai i complimenti a Molfetta, ma la tua squadra a fine giugno è andata, ce li fai i complimenti o no? Ma mi sarebbe piaciuto vedere una crescita come continuità. Purtroppo diciamo, abbiamo avuto due infortuni molto pesanti, uno di uno schiacciatore, uno di un centrale, e siamo stati costretti ad allenarci per molto, diciamo, in pochi è difficile poi allenare bene le situazioni di gioco, è difficile dare continuità al gioco e quindi non siamo riusciti a prendere quello che magari a volte ci sembrava la portata. Siamo rimandati alla fine del giro di ritorno. Buon esame.